avuto un po' di contrattempi e mi dispiace. Voglio passare la parola a Francesco, che ci spiegherà a chi non conosce che cos'è il cosplay. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per essere tutti qui. E allora cominciamo. Allora, che cos'è un cosplay? Vuol dire imitare nei costumi e nelle personalità un personaggio fittizio appartenente a un ambiente che ci piace o comunque che ci colpisce. Il cosplay, essendo nato in Giappone, è una pratica che maggiormente imita il mondo dei manga, ma con il diffondersi nel mondo occidentale vediamo che si è diffusa anche nel mondo dei videogame, dei film e anche dei fumetti. Ma c'è anche molto di più. Allora, il cosplay per prima cosa è una passione volta ad imitare un idolo, per condividere idee e per esporre costruttivamente le proprie doti artistiche e soprattutto per stare insieme in festa. Volevo anche dire due parole sull'associazione che ha partecipato all'organizzazione di questo evento che... scusate. Bravo! Allora, parliamo della Nissan Cosplay, ragazzi, e signori e signorine anche, senza discriminazione. Allora, la Nissan sarebbe un gruppo di amici appassionati da molti anni, che costruiscono a proprie spese e con le proprie abilità artistiche qualsiasi cosa che può essere utile anche per i cosplay, ma anche per la vita quotidiana, con la costruzione di accessori e costumi. E quest'oggi abbiamo voluto ampliare questa nostra passione sia per poter far conoscere l'arte del cosplay a tutti voi, ma anche per avere da parte nostra un'immensa soddisfazione. Vorrei ringraziare di nuovo a tutti voi per essere qui. Grazie a tutti. Bravo! Allora, prima di iniziare volevo ricordare che saranno premiati il miglior cosplay maschile, femminile, di gruppo, migliore esibizione e premio simpatia. In più, un news dell'ultimo secondo: l'associazione Japanimation ha messo in premio Miss e Mister Japanimation. Che cos'è? Ci sono dei giudici nascosti fra di voi, che non sono quelli che stanno lì sul tavolino, ma si sono nascosti fra di voi e premieranno la miglior maschera maschile e femminile, sia che ha partecipato sia che non sta partecipando al contest. Quindi state tutti sotto valutazione. Allora, per seconda cosa volevo passare a presentare la giuria. Abbiamo Moreno Ubaldi, un fumettista esperto. Come seconda giudice abbiamo Serena De Silvestris, una makeup artist. E come terzo, ma è il più importante di tutti, abbiamo Vincenzo D'Amico, presidente della Japan Animation. Dopo questo piccolo intro possiamo dare il via alla gara, quindi facciamo salire sul palco Jacopo.